Quando sono scoppiate le bombe a Savona, io facevo prima, ero quindi giovanissimo. E la realtà è stata una realtà abbastanza preoccupante da un certo punto di vista, molto agitata dall'altro. L'ambiente del liceo scientifico era un ambiente con 1.000 passa studenti. C'era un gruppo fortemente politicizzato che aveva un po' così la, non so se definire la leadership, certamente era un grosso motore di discussione delle iniziative. Gli scioperi erano molto frequenti in quel periodo, le manifestazioni, fare cortei per la città, sia specifici per la scuola, noi eravamo senza palestra, eravamo molto attivi su delle cose nostre e per altri versi c'era una grande attenzione a quello che succedeva intorno. Quindi delle volte si partecipava all'attività, a iniziative, a manifestazioni di altre scuole promosse, c'era il coordinamento degli studenti e altre volte si partecipava insieme a manifestazioni della società, quindi sindacati o ad altro. Ma io ricordo così, discorso personale, la sorpresa della prima bomba che credo sia stata messa in provincia, c'era una mostra, sono stati rotti dei gran vetri, dei danni fisici, pochi giorni dopo un'altra e ad arrivare, adesso non ricordo se era la terza, quella di Via Giacchero, che è stata messa in un portone e ha fatto due morti, credo, un morto, una signora di una certa età. E la cosa che colpiva era questo fatto che si era già estranito che Savona, una città tranquilla, no? Ricevesse dei danni delle azioni così, questa frequenza, questo incalzare, no? E un senso che per molti era di minaccia, di dire ma adesso succede dappertutto, perché non è che attacchi un luogo simbolo, un luogo istituzionale, ma proprio sembrava rivolta contro la gente. Credo che questo aspetto sia stato vissuto come determinante, cioè è rivolto alla gente questo attacco, non è rivolto. Quindi ancora prima di qualsiasi analisi o considerazione politica c'era l'idea di essere un po' aggrediti, no? Minacciati, di minare la tranquillità, no? E la risposta è stata, mi ricordo le assemblee svolte dentro, proprio perché non avevamo un luogo riunioni, svolte nella tromba delle scale, no? Tutta la scuola lì, un caos infernale, più di una, e poi questo collegamento con le altre scuole, non esistevano i telefonini, ma ci si comunicava con grande intensità, soprattutto i più grandi, io ripeto, ero piccolissimo, e la scelta di organizzarsi con un controllo, no? Che è partito da noi. Ha coinvolto subito un'altra scuola e poi anche i consigli di fabbrica in parallelo, credo, perché poi le persone si parlassero, quindi è relativo dire prima di qua o prima di là, però nel giro di pochissimi giorni è partita l'iniziativa del controllo, quindi e di non delegarlo alle forze dell'ordine. Per la parte politicizzata le forze dell'ordine erano quasi una realtà con cui contrapporsi, invece questo è stato superato dentro una situazione di grande emergenza. La consegna era ad ogni angolo si controlla, no? Per cui un guardianaggio a vista, al liceo avevamo dietro uno stradino, un vicolo che girava intorno, no? C'era l'Ipsia, allora dietro si passava da una parte all'altra, da via Corridoni all'altra parte. E ogni angolo doveva esserci due persone con la loro fascettina bianca, 2 ore, giorno e notte. Ed era questo poi che si è organizzato, però mi sembra poi tutto sommato circa un mese. Ti mettevi sta fascetta, stavi lì 2 ore e quando finivi la davi a quello dopo. A scuola passavano i grandi, cioè quelli di quinta, di questi gruppi più del consiglio d'istituto, ma non era un consiglio d'istituto, che prendevano i nomi e di chi era disponibile, ti davano le fasce orarie. Io essendo tra i più piccoli facevo di pomeriggio o sera al massimo fino a, mi sembra, l'una di notte. E di notte scendeva gente a portare torte, focacce, tè, panini, vino, portava giù in vestaglia uomini e donne, scendevano a portare
delle cose, se dopo 2 ore che battevi i piedi dal freddo ti infilavi in una latteria, ti facevano uscire senza pagare, dicevi sei della vigilanza, sì, vai, no? E ti sentivi stranito da questa attenzione. Il liceo aveva un anno abbastanza vivace, almeno quello in cui mi sono trovato a fare la prima, perché c'erano scioperi in continuazione. Non ti dico una settimana, ma non me lo posso ricordare con questa, però andare per strada ci si andava spesso, per motivi nostri, legati ad altre scuole, legato a scioperi politici in collegamento con i sindacati, no? L'ambiente era fortemente politicizzato, almeno un nucleo, e si, in qualche misura anche picchettava l'ingresso, nel senso che si cercava di tenere alti i numeri della partecipazione. Un periodo coinvolgente, sì. Eh sì, quando ci sedevi magari lì si era in più tanti sulle scale davanti al liceo, no? E come postazione avevi quelle, non quelle sfigate, tra virgolette, che eri da solo. Eri in due, su un piedi, su un angolo, appoggiato a una macchina dietro. Lì facilmente passavano anche degli agenti, carabinieri, polizia in borghese, che ti segnalavano, tiravano dei numeri di auto, dei tipi di auto da tenere sott'occhio, delle segnalazioni, che se le vedevi ti chiedevano di riportargliele. Il periodo delle bombe non lo ricordo come un periodo stupendo, lo ricordo come un periodo importante e coinvolgente, questo sì. E che ha inciso anche sul senso di politicizzazione, perché gli schemi non funzionavano, cioè non era solo chi è di qua, chi è di là, no? Oppure gli schemi della democrazia, perché mettere delle bombe non è democrazia. No? Ed era evidente che non era un gruppo di matti e basta che lo faceva. Per cui capire come sono i giochi di chi prende queste iniziative e di come muovono le leve, no? Nella pura illegalità come questa, in modi più subdoli, meno evidenti, però ci sono sempre dei giochi fuori dalle regole di cui sei puoi essere oggetto e oggetto passivo, in balia delle azioni degli altri.